Giovedì 8 febbraio, l'amico e collaboratore Osama Hamdan è tornato alla casa del padre. Palestinese e musulmano, con il suo prezioso lavoro di architetto e restauratore, ha lavorato per la manutenzione di siti ebraici, cristiani e musulmani in tutta la Terra Santa, profondamente convinto che il patrimonio culturale sia un servizio al dialogo e alla pace. Grazie alla custodia e grazie alla Proterra Santa che ha darci la possibilità di lavorare anche nei siti francescani per conservare e valorizzare questi siti e dare possibilità ai giovani ad imparare. Noi pensiamo che i beni culturali è uno strumento di sviluppo, ma anche uno strumento di dialogo. Attraverso l'associazione Pro Terra Sancta ha contribuito alla conservazione del patrimonio dei francescani e alla manutenzione dei luoghi santi: Betania, Dominus Flevit, Getsemani, Magdala e negli ultimi mesi il Santo Sepolcro. Seguendo le orme dell'archeologo francescano Michele Piccirillo, si è specializzato nell'arte del mosaico fino a cofondare e poi dirigere il Mosaic Center di Gerico. Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, insieme a Fra Ibrahim Faltas, vicario custodiale, e a tutti i frati della custodia di Terra Santa, si stringe attorno a Clara, sua moglie, alle figlie Alessia e Marta e a tutta la sua famiglia e ai suoi collaboratori.